Quella notte sognai le icone. Era un brutto presagio. Mi svegliai piangendo e poi svegliai anche Osip. Non aver paura, disse lui. Il peggio è passato. E ci riaddormentammo. Ma io non avevo mai sognato icone, tranne quella volta. Qualcuno bussò leggermente all'uscio. Osip andò ad aprire. Nella stanza entrarono in tre, due militari e il direttore. Ci eravamo incontrati, io e Osip, il 1 maggio del 1919. Ci separammo il 1 maggio del 1938, quando due soldati lo portarono via, sospingendolo da dietro. Non so se anche altrove sia così, ma nel mio paese la poesia ha un potere. Nel mio paese si uccide per una poesia. I versi risvegliano la vita, risvegliano la coscienza e il pensiero. Non so perché questo avvenga, ma avviene, e tanto basta. E se è così, se i versi che ho conservato possono ancora essere utili a qualcuno, vuol dire che non ho vissuto invano, che avevo un compito e che l'ho assolto. Dicono che i giovani non si interessano più di queste cose e bisogna pensare ai giovani. Io invece insisto nel dire che non esiste un limite. Bisogna parlare finché tutto non sarà detto fino all'ultima parola, finché non sarà ricordata ogni donna che ha seguito il marito nel lager o è restata a casa e ha taciuto, mordendosi la lingua. Chiedo che tutti assistano al mio incubo di mezzo secolo, compresi 30 anni e più di completa solitudine. Provate voi, cominciate, e allora, forse, vi passerà la voglia di uccidere.